You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. I suoi buoni auguri per il 2013, signore e signori, è con noi e vi prego di accoglierla con un grandissimo applauso la signora Ida Cioccolanti da Chiaravalle. Buonasera, sto qui da te, adesso arriva, scappando con ghie, col freddo che fa è meglio a via, un latte caffè, 3 litri di cliché, 6 gocce in bicchiere, uguali per sedere, mentre in fondo aerosò, sto chi da per me. Venga signora, e se sto padella, aspettiamo, mi piglia il castro, sto male un bel po' e non c'ho cachè. Ma che dice, ma venga. I calli e la fibrosi, le cisti e la necrosi, la carie e la litosi, mi viene un digestio. Ma signora, ma non si spacci per ipocondriaca, per una malata immaginaria come lei non è. Lei sprizza forza, energia, vitalità da tutti i pori. Sto chi da per me, 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 sto chi da per me. Ma cosa dice signora? Sto chi da per me. Ma non è vero, guardi quanta gente. Un applauso a Ida Cioccolanti. Buonasera a tutti. Non so se si sente laggiù in fondo. Non so, posso incedere? Guardi, inceda pure e faccio una processione. Ah, mi faccio fotografare il sindaco. Il sindaco, il parroco. Matteo Principi, quanto sei bello. Beato per te sei gode. Ce l'hai la fidanzata? Mi scusi, Sado Giuseppe, ma questo è un bel po'. Fiori, beato lui, ma quanto è bello. Penso che è uno dei sindaci più belli d'Italia. È stata un po' troppo parziale verso il sindaco, eh. Il parroco è tanto simpatico, è carino, lo seguo sempre nella messa del furgone. Ah sì. A lei l'ha trasferito? Che peccato, si sente la mancanza sua, quelle belle confessioni, tante volte mi diceva hai peccato Ida, hai fortificato? Dico pure so, camminando avrò ammazzato 3-4 formiche, quello so. Mi fa le domande difficili pure lei. C'è da un messaggio di speranza, come sarà sul 2013? Meglio, meglio nel 2012, dai. Adesso però va su Berlusconi. Come fa a dire che è meglio? Per macello, non so, no, gambe per aria la bambina. Scusate, se mi sono fidanzata, ma non ce ne può più, la gente ha già più troppo religione. Non c'è più religione. Signora, se è come sera. Possiamo stare anche qua, adesso magari ci mettiamo. C'è anche da salutare la vice sindaco. La città è uno dei borghi più belli d'Europa, perché questo va detto. Questo va detto, sì. Adesso io senza nulla togliersi le gaglia, che è una bellissima città, ma anche Corinaldo. Non si può dire niente di Corinaldo, di male, guardi, viva. Lei però viene da Chiaravalle, no? Lei è chiaravallese, tra l'altro dicevo che lei è pensionato dalla manifattura tabacchi, l'unica fabbrica di una certa consistenza che abbiamo avuto in Chiaravalle, anche se adesso è messa male anche la manifattura. Adesso siamo in crisi, capirai, me mi hanno chiamato alla festa alla festa del pesce, ma non per fare lo spettacolo, per friggere i calamari. Ecco. E dico solo questo, come siamo in crisi gli altri in questo momento. Ma secondo lei ci si riprenderà presto dalla crisi? Né per la re. Ecco, a posto. Questo è, diciamo che è il suo auspicio per il 2013 dal punto di vista economico, però diciamo che nel privato ciascuno di noi avrà la sua parte di buona fortuna, non trova? Anche lei in fondo nella vita la sua buona fortuna l'ha avuta, no? Lei è sposata, vero Ida? Su vedova. Ah, già, è vedova, scusi, ho fatto una gaffe subito, scusa. Signora, ma le faccio da parte di tutti le mie condoglianze, le mie condoglianze. Ma condoglianze di questo, tanto bene io. Ma questa, bella, ma cos'è questo cinismo? Ecco, saremo sul palco così ci vedono meglio. Ma come, perché... Ciao a tutti, scusate, Esatto, perché c'è chi la fortuna di averla vicina e chi un po' più lontana, ma lei arriva a tutti con il suo affetto, con la sua energia prorompente, no? Dicevamo appunto che lei è vedova, ma mi dispiace. Ma no, non ti dispiace.
prima, scusa. Ma prima quando ero sposata mi sentivo castigata, mi sentivo costipata, mi sentivo un prigionale. Adesso invece mi sento liberata. Senta, ma mi pare di aver capito che intanto che suo marito non era un uomo affascinante, diciamo, e seducente come il sindaco di Torino. No, cosa c'entra? Cosa c'entra? Manca un'orecchia. Get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip.